Francesco De Santis, tra gli organizzatori del Festival Troia Teatro, è la settima edizione. Noi abbiamo diviso ormai da anni il festival in varie sezioni. La sezione che è in questo contesto, che è partita oggi già, è la sezione riguardante le residenze teatrali ed i laboratori teatrali. Durerà fino a quando? Durerà fino al 12. Questa sezione mette insieme tre compagnie di diversi luoghi, tra cui Teatri 35, nella costruzione di un percorso che vuole avere uno sviluppo rispetto alla produzione di uno spettacolo. Il tema che ci siamo dati è il tema del cammino. Questa residenza la intitoliamo Labirinto, perché secondo noi è un giusto modo di ricercare il centro, di avere una ricerca interiore, andare al di là della conoscenza, per avere una ricerca interiore che quindi sviluppi anche un'opera d'arte, diciamo. Altri progetti interessanti sono il concorso teatrale. Il concorso teatrale è il secondo anno che viene indetto, dal 9 al 12. Quest'anno ci sono 6 finalisti. Il tema che abbiamo lanciato è l'etica. L'anno scorso abbiamo lanciato il tema dell'estetica. Quest'anno l'etica, il rapporto tra bene e male. Abbiamo fatto interrogare varie compagnie sulla criticità dei valori comuni che viviamo attualmente. Il 12 ci sarà la premiazione con il vincitore che rappresenterà di nuovo lo spettacolo. Un'altra sezione importante sono i Baskers Artisti di Strada. Dall'8 al 12 ci saranno 9 postazioni in tutto il centro storico, dove si alterneranno vari spettacoli di musica, giocoleria, arti circensi, performance. Rigorosamente con la filosofia del cappello? Sì, tutto rigorosamente con la filosofia del cappello. Noi anche i laboratori che facciamo, che sono collegati o meno alle residenze. Quest'anno ci sono 4 laboratori di cinema, di teatro, di tableau vivant e uno dedicato principalmente ai ragazzi. Sono tutti gratuiti e hanno questa mentalità aperta del cappello. Noi, dell'offerta. Noi non chiediamo mai un contributo pre, chiediamo sempre un contributo nel momento in cui vedono, gli spettatori vedono e quindi scelgono se pagare o meno, darebbe o meno un contributo. L'altra cosa importante, interessante di tutto questo cartellone è questo incontro quest'anno con l'altro. Noi abbiamo chiamato tantissime compagnie che vengono da fuori, da Spagna, Svezia, Inghilterra, Stati Uniti, ne dimentico tante altre. E in questa settimana c'è anche uno scambio interculturale che coinvolge 5 paesi stranieri con più di 50 ragazzi che vengono a partecipare ai laboratori e a fare questa performance finale che ci sarà il 12 di agosto. Quindi Troia in questa settimana si trasformerà in un enorme teatro all'aperto internazionale. Sì, diciamo questo è un po' l'obiettivo che
dal primo anno, dal 2005, per trasformare un contesto in qualcosa di diverso, cioè il nostro motto che è tutta un'altra Troia significa anche questo, significa scuotere un attimo la quotidianità e far avere la percezione di un luogo facendolo vedere in diversi, con diversi occhi. Tra l'altro, diciamo, ideandolo sul momento, cioè sull'ispirazione tutto, del momento. È tutto molto un work in progress. Alle tue spalle vediamo un artista, credo keniano. Sì, stasera ci sarà lo spettacolo dei Kenya Evans, che sono questi tre acrobati giocolieri, sì. Molto, molto bravi.